F-Ethical è la proposta di investimenti sostenibili per puntare sulla crescita di valore, rispettando i diritti delle persone e dell'ambiente. Banca del Veneto Centrale. Lacrime e commozione per l'addio a Paolo Rossi, 300 amici in Duomo a Vicenza, folla di tifosi all'esterno. Ora sei nella Coverciano del calcio, campione garbato, detto il parroco nell'omelia. La bara portata a spalle dagli azzurri, campioni del mondo in Spagna, sull'altare le parole di Antonio Cabrini. Eri il nostro simbolo, non lasciarci, fratello. Il funerale a Vicenza è stato il modo migliore per dargli l'ultimo saluto. Così la moglie di Paolo Rossi, con la città un legame unico che continuerà per sempre. Giallo a Caorle, 49enne campione di bodybuilding, trovato morto in casa. L'uomo aveva accusato un improvviso malore. Disposta l'autopsia sul corpo. Folle corsa alla guida di un camion per le strade di Verona, il mezzo pesante inseguito dalla polizia dopo aver urtato le auto in sosta e i cartelli stradali, fermato un camionista 58enne. Sgominata una banda di predoni, la polizia arresta 5 persone, sono accusati di svariati colpi in abitazioni e negozi in tutto il nord Italia. A Cortina aprono le piste dello sci da fondo, è corsa agli abbonamenti stagionali. La regina attende il via libera agli impianti di discesa e i mondiali di febbraio. Buonasera e ben ritrovati, l'avete vista la nostra copertina iniziale, oggi è stato il giorno dell'addio, dell'ultimo saluto a Paolo Rossi. In Duomo a Vicenza tante lacrime, commozioni e ricordi per un campione garbato, così lo ha definito il parroco nell'omelia. Un campione in campo con le sue prodezze, un campione anche fuori dal campo con la sua umiltà, la sua disponibilità e il suo sorriso. La bara portata in spalla dai compagni di quella nazionale che ha fatto la storia, i campioni in Spagna nel 1982, in chiesa anche gli amici e gli ex compagni del Real Vicenza e poi tanti amici e tanti sportivi, ma non solo. Vediamo il primo servizio. Gli amici fraterni, gli eroi del Mondiale, Cabrini, Tardelli, Antonioni, Collovati, Altobelli, quasi in formazione, ma stavolta sono loro a sostenere Paolo in questo passaggio di campo, assieme all'altro Rossi, Alessandro, primogenito di Paolo. Il pavlito nazionale arriva così, quasi a salutare lui la città, che resta attonita. Solo quando il feretro arriva alla porta del Duomo, Vicenza si lascia andare. I volti sono nascosti dalle mascherine, ma lo sgomento è palese. In chiesa ci sono già il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ci sono compagni di gioco che da lui hanno imparato tanto, ci sono i rappresentanti istituzionali di quella che è diventata la sua terra, i fiori e i gonfaloni delle sue squadre e poi la maglia azzurra col numero 20, la consacrazione. Davanti la maglia della nazionale, ti condurranno nella Coverciano del cielo, perché ora ti allenerai e giocherai con la nazionale di lassù.
In un'intervista raccontava il suo momento più bello del mondiale. Sta facendo il giro di campo con la coppa, arrivano i crampi, si siede su un cartellone pubblicitario. Mi giro e vedo sugli spalti la gente che si abbraccia e penso, la gioia di tutte queste persone è anche merito mio. La gioia di aver fatto felici tante persone. Paolo Rossi è stato questo. Vicenza lo sa, posa i suoi colori accanto alla maglia azzurra e quando il feretro esce, questa volta, lo slancio corale è immediato, una catarsi. Quelle della moglie Federica, con le piccole Maria Vittoria ed Elena Sofia, sono le ultime mani a appoggiarsi sul feretro, prima che la portiera si chiuda. Gli ultimi saluti e poi le quasi formazioni tornano di nuovo in piazzale anche con Baggio, Conti, Altobelli. E prima dell'inizio della celebrazione sull'altare è salito Antonio Cabrini a nome di tutti i suoi compagni della nazionale. Eri il nostro simbolo, non lasciarci, fratello, le sue parole, sentiamole. Ciao Paolo, non mi serve a me. Non sei più tra noi. Io non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico. Di quelli che incontri sul tuo cammino diventano amici per sempre. Un fratello. Le emozioni che abbiamo condiviso hanno stravolto la nostra vita, regalandoci delle sensazioni impagabili. Insieme abbiamo sconfitto le delusioni, combattuto e vinto e a volte perso, sempre rialzandoci, con la forza di guardare avanti al prossimo traguardo. Insieme noi abbiamo conosciuto il significato vero di questa parola. Siamo state parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Io non credevo che ti saresti allontanato così presto. Pensavo che avremmo camminato ancora un bel po' insieme. Ti vedo ancora scartare furtivamente una caramella e infilartela in bocca, senza farti notare, con la rapidità che ti era conosciuta da tutti e che meritavi in tanti tuoi gesti. Tu già mi manchi. Mi mancano le tue parole di conforto, le tue battute, i tuoi stupidi scherzi, le nostre litigate, le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te, perché sono quelli come te che rendono bella l'amicizia. Oggi voglio ringraziarti, amico mio. Grazie, perché se io sono quello che sono, lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato. Ciao Paolo, sappi che non ti lascio andare, sarai sempre dentro di me. Ti prometto di star vicino a Federica e ai tuoi figli, ma tu stammi vicino, rimani vicino a tutti noi. Ciao Paolo. E queste le avete sentite le parole, il bacio finale di Antonio Cabrini a Pablito. I campioni azzurri del Mondiale in Spagna che fece sognare l'Italia intera hanno ricordato Paolo Rossi fuori classe in campo, ma anche e soprattutto un uomo gentile, un amico, un compagno che riusciva a trasmettere alla squadra gioia e allegria. Pablito un campione dentro e un campione fuori dal campo. Sentiamoli. Tue parole di conforto. Il tempo trasfigura i volti e dilatta le emozioni, gli occhi pieni di lacrime, la commozione dei suoi compagni di squadra, quelli del Mondiale dell'82, la rassegna iridata che fece conoscere Paolo Rossi al mondo intero con il soprannome di Pablito, inventato per lui dal giornalista Giorgio Lago. Collovati, Altobelli, Bergomi, Galderisi e numerosi altri azzurri hanno voluto salutare un compagno di squadra che è stato anche un amico, in alcuni casi un fratello. Paolo era qualcosa di più di un fratello, io non riesco a darmi pace perché se n'è andato in silenzio così con dignità, come quasi non volesse disturbare. Nella nostra chat, l'ultimo, io ho provato a chiamarlo 20 giorni fa, un mese fa non mi rispondeva, ma ho capito perché stava soffrendo. Abbiamo una chat dove ci sentiamo tutti i giorni, parliamo, argomentati su qualcosa. Era un po' che non lo sentivamo, che non scriveva, mi sono preoccupato, ho chiamato Marco e Antonio per far chiamare la moglie per dire se era successo qualcosa, se avevamo fatto qualcosa. Un campione dentro e fuori dal campo. Soprattutto il suo sorriso.
e la sua gioia che portava, insomma, dentro il nostro gruppo, ma dentro nelle case degli italiani. Era disponibile, giocava sempre per la squadra e poi il dribblava, era un finalizzatore, ma era un generoso anche lì. Ai nostri microfoni, per ricordare Pablito, anche l'ex numero 3 del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini, ed iniziano ad affiorare i ricordi. Male che ti vengono in mente tanti ricordi legati a lui, che sono quelli di un calciatore eroe per il Mondiale 82, un compagno, perché l'ho avuto come compagno nel Milan, e poi di un ragazzo comunque semplice e leggero che credo che abbia vissuto la sua vita comunque in maniera molto felice. Vicenza è stato il modo migliore per dare l'addio a Paolo Rossi, così la moglie con la città, un legame unico che continuerà per sempre. Allora sentiamo le parole di Federica Cappelletti. Non voleva andarsene, però abbastanza sereno, perché comunque aveva questa speranza che io ogni giorno cercavo di infondere in lui, di potercela fare, straordinaria. Ho appena detto che Vicenza è stata la scelta giusta. Io non è che conoscessi Vicenza, non sono vicentina, sono venuta 10 volte a Vicenza, ma tutta la forza che io ho sempre sentito e l'amore nei confronti di Paolo, ma proprio spinto, il mio cuore mi diceva devi stare lì, devi andare lì, è stata la scelta giusta. Poi è stato, devo dire che Paolo è stato ricordato anche in altre città che poi ringrazierò, come Perugia, ieri sera hanno acceso tutti i monumenti più importanti col colore rosso proprio il ricordo di Paolo, hanno proiettato la sua immagine, la sua gigantografia, domattina lo commemoreranno allo stadio, Prato faremo la commemorazione, Buci ne faremo la commemorazione, ma Vicenza era proprio, non lo so, è una marcia in più da sempre. E queste dunque le parole della moglie di Paolo Rossi. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'ultimo saluto a Pablito. Siamo adesso ai numeri del Covid, un'altra giornata difficile con più di 100 vittime, con 5.000 nuovi contagi. C'è una buona notizia che ha dato oggi il governatore: i vaccini arriveranno anche in Veneto prima del previsto, probabilmente già entro l'Epifania, e i primi a essere sottoposti ai vaccini saranno gli anziani ricoverati, ospiti delle 300 case di riposo in tutta la regione. Sentiamo. La fascia gialla è riconfermata, ma gli indicatori sono al limite. Il Veneto rimane una delle regioni a rischio per la pressione negli ospedali e per i numeri dei contagi. Il rapporto tamponi positivi su numero di tamponi effettuati aumenta e si attesta attorno all'8,5%. Hanno sfondato quota 5.000 positivi nelle ultime 24 ore, le vittime ancora in tripla cifra, 110. La curva decresce, ma lo fa molto lentamente, come da nessun'altra parte del paese. E l'obiettivo è svuotare al più presto ospedali e terapie intensive prima che arrivi un nuovo picco del virus, perché partire con oltre 3.000 posti letto già occupati significherebbe il collasso del sistema sanitario. Noi dobbiamo affrontare adesso tutto il periodo, abbiamo 5 mesi davanti, pensate che l'anno scorso abbiamo affrontato a febbraio questo virus, lo dovremo affrontare partendo da una piattaforma che non può essere quella di 3.200 pazienti in ospedale, perché sennò vuol dire che mandiamo al collasso la sanità. Le buone notizie arrivano sul fronte dei vaccini. Il governo deve ancora confermare, ma sembrano avere le indiscrezioni sull'arrivo anticipato delle prime dosi che potrebbero essere disponibili già dall'Epifania. La regione ha messo da tempo nero su bianco il piano vaccinale e prevede che i primi a riceverlo saranno gli ospiti delle 300 case di riposo. Medici e infermieri, se necessario, saranno a disposizione H24. La prima cosa che faremo, costo di fare H24, dobbiamo vaccinare assolutamente tutti gli ospiti dell'RSA, perché la prima operazione per la messa in sicurezza, la prima roba da fare è quella di entrare nell'RSA e vaccinare gli ospiti. E lo avete sentito dai titoli, continuiamo con la cronaca. Trovato in una pozza di sangue, chiuso in bagno, un giallo a Caorle per la morte del campione di bodybuilding Alberto Clementi. Si è sentito male nel cuore della notte, la fidanzata ha chiamato i soccorsi, ma per l'uomo 49 anni non c'è stato nulla da fare. Il dramma questa notte: Clementi era un famoso atleta, verso le 2 i primi sintomi del malore, è andato in bagno quando la compagna non l'ha più sentito, è andata quindi
quindi a verificare che cosa fosse accaduto. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Per entrare i soccorritori arrivati con il personale sanitario e i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta del bagno, era riverso a terra in una pozza di sangue. Ogni tentativo di salvargli la vita non è servito. Le indagini dei carabinieri di Portogruaro sono ancora in corso. Gli investigatori hanno anche sequestrato più sostanze nell'appartamento, alcune al vaglio del laboratorio per appurarne la natura. La salma è stata trasferita in obitorio a Caorle su disposizione del pubblico ministero, che ha disposto l'autopsia. Toccherà al medico legale Antonello Cirnelli fare chiarezza sulla causa della morte. Un folle inseguimento. Andiamo adesso a Verona, a una volante della polizia dietro un camion intercettato a causa della guida pericolosa da parte del suo conducente, che non voleva sapere di fermarsi. La corsa è stata terminata in piena campagna dopo che i poliziotti hanno anche sparato alcuni colpi alle ruote posteriori del camion in fuga. Sentiamo. Lo hanno intercettato in via Valpantena, direzione Verona. Il camion stava devastando parte della segnaletica stradale e tutto quello che si trovava nella carreggiata. I lampeggianti e i sonori per intimargli l'alt non hanno fermato il conducente, un 58enne sardo. L'uomo ha proseguito la sua folle corsa, direzione Verona. Il camion, danneggiato dietro e sulla sinistra con alcuni fari pericolanti che rilasciavano scintille, ha imboccato la tangenziale, direzione Verona Est, dove in ausilio è arrivata un'altra volante. Entrambe le auto hanno cercato di superare il mezzo per arrestarne la folle corsa, ma con manovre incredibili anche in contromano il camionista è riuscito a impedire il sorpasso. Arrivato a Montorio a folle velocità anche in contromano, non incontrando per fortuna auto o pedoni sul suo percorso, ha sterzato verso una delle due volanti che per un soffio è riuscita a schivare il mezzo, finendo in testa coda nei pressi di una curva. Il camionista ha perso il controllo impennandosi su un muretto. A quel punto, vistosi spacciato, ha ingranato la retro sfiorando un agente. All'altezza della ZAI di Montorio la fine della folle corsa, quando i poliziotti, approfittando di un'area in aperta campagna, hanno sparato alle gomme dell'auto articolato alcuni colpi di arma da fuoco, neutralizzando la possibilità di fuga dell'uomo, che ha proferito gesti sconnessi ed è stato accompagnato in ospedale. Il camionista, che si è scoperto poi aveva 0 punti sulla patente, potrebbe essere lo stesso che qualche ora prima era riuscito, in una manovra davvero da manuale, a sfiorare un'auto in una curva strettissima, in un'altrettanto strettissima via della Valdonega, dove si era perso. Ancora Verona con un'operazione da parte dei carabinieri. Rubavano in negozi, attività commerciali del nord-est, poi ricettavano la refurtiva. 5 persone arrestate dai carabinieri. Sentiamo. Qualche problema con il servizio, si tratta comunque di una banda di predoni, tutti stranieri, che sono accusati di svariati colpi in negozi, in abitazioni in tutto il nord-est, e poi la merce per diverse decine di migliaia di euro veniva poi venduta nel mercato nero. Restiamo però adesso nel veronese, perché parliamo degli effetti economici della pandemia. Il settore pronto moda in tutto il Veneto e in particolare anche in provincia di Verona rischia il fallimento, mancano i ristori, ma la merce resta invenduta. C'è stato un incontro tra le aziende per portare il loro allarme, il loro grido di allarme in regione. Sentiamo. Lo chiamano il pronto moda, abbigliamento per donna, per rifornire grossisti, che impegna Verona più di 20 aziende, con 400 dipendenti diretti, senza contare l'indotto, e 200 milioni di fatturato annuo. Un settore pericolosamente fermo, perché i clienti principali, nelle zone rosse, non hanno potuto ritirare le ordinazioni, bloccando così la filiera e provocando un vistoso danno a monte. Tenete presente che la maggior parte delle nostre aziende è proprio a gestione familiare, diamo anche da lavorare proprio a marito e moglie. E quale futuro avremo? Quale futuro avremo a marzo, ad aprile, quando cominceremo a licenziare le persone? Perché i fatturati sono calati del 50%, le rimanenze, come vedete voi, da noi ormai valgono zero, perché poi bisogna fare roba nuova, investire su roba nuova. La cosa peggiore è che queste aziende non hanno diritto ai ristori, come è avvenuto in primavera, perché possono lavorare, ma il materiale rimane invenduto nei magazzini. Qui ci sono le rese della scorsa primavera, il periodo peggiore per il lockdown,
Meglio l'estate e bene l'autunno, ma con il campionario invernale i capi non sono neanche partiti. Ce lo teniamo sperando che passa qualche stocchista e lo svenderemo sotto il nostro costo, perché li venderemo a 10-15 euro questi capi qua l'anno prossimo, e quindi capite bene che per noi sarà un'ulteriore perdita. Oggi i produttori si sono incontrati con il consigliere regionale Thomas Piccinini, che porterà il tema all'attenzione della Giunta del Veneto. Occorre fare pressione al governo perché questo comparto possa avere i fondi necessari per coprire almeno parte delle perdite. Noi vendiamo abbigliamento, produciamo un'emozione, quindi se una persona è emozionata e ha voglia va, se una persona è terrorizzata resta a casa sul divano, non va a comprare da vestire. Soldi, come diceva lei, non ce ne arrivano, perché noi, io sono aperto, giustamente mi dicono tu sei aperto, ma se il mio miglior cliente di Milano è chiuso dal 10 ottobre, oltre che non fare più ordini, non paga neanche la merce che io ho consegnato a settembre. Il banco di prova sarà a fine gennaio, quando è prevista la partenza per i grossisti del campionario primaverile. Se ci saranno nuove chiusure, e di ieri quella del noto marchio vicentino Val Delieri, i produttori finiranno in ginocchio. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Adesso andiamo in montagna, andiamo a Cortina, dove aprono le piste da fondo dei sci e corsa anche agli abbonamenti stagionali, ma la regina attende la riapertura degli impianti di risalita e naturalmente occhi puntati anche a febbraio per i mondiali di sci. Sentiamo. Riaperto da oggi a Cortina d'Ampezzo il Nordic Center di Fiammes, con 15 km di piste e scuola sci dedicati allo sci da fondo. Giornata di sole, oltre una ventina di abbonamenti giornalieri già effettuati durante la mattinata ed oltre una quarantina di abbonamenti stagionali. Sciatori entusiasti e molti nuovi appassionati in una stagione che per il momento non ha ancora consentito l'apertura delle piste per lo sci alpino. Giornata fantastica da ogni punto di vista, una neve straordinaria, le piste oggi sono veramente eccellenti e la neve è finalmente arrivata, quindi fantastico, veramente. Sulla pista di Fiammes di fondo oggi anche le atlete di Skin for Pigs, vi state preparando a qualche nuova iniziativa? Sì, quest'anno abbiamo un programma tosto, iniziamo con Dobbiaco Cortina a gennaio, poi marcia lunga e a fine marzo siamo stati invitati in Svezia dalla Red Bull Northern Ski Loppet, che è la gara di fondo più lunga al mondo di 220 km. E oggi com'è a Cortina la pista? Fantastica. È una favola, è proprio favola. Bellissimo oggi, con questa neve, con questo sole, è un sogno proprio. La lunga tradizione dello sci di fondo a Cortina si conferma inoltre anche per questa stagione con la storica Gran Fondo Dobbiaco Cortina sul tracciato della lunga Via delle Dolomiti, il percorso dell'ex linea ferroviaria che collegava le due località. La 44esima edizione si terrà il 23 e 24 gennaio prossimi. E stanotte una notte magica per tutti i bambini, in particolare per i bambini veronesi. Arriverà Santa Lucia, è la prima volta da tempo immemore che i veronesi hanno atteso il 13 dicembre senza l'atmosfera dei tradizionali banchetti in Piazza Bra vietati dal DPCM. Ma anche in tempo di Covid lo spirito del dono è più vivo che mai e proprio oggi è stato anche inaugurato uno spazio per le famiglie e i bambini più bisognosi. Per chi ha poco o nulla, anche poter mettere in tavola un piatto caldo per tutta la famiglia è un regalo più prezioso di qualsiasi strenna. Non è un caso, quindi, se proprio alla vigilia di Santa Lucia ha aperto i battenti il nuovo emporio della solidarietà a Borgo Venezia, in via Paride da Cerea, vicino alla chiesa di San Marco. È il decimo della provincia di Verona gestito dalla Caritas e assisterà 125 famiglie grazie all'opera di 35 volontari. Il territorio sta reagendo con una generosità, una collaborazione, anche una partecipazione diffusa, che è quello che sta facendo la differenza. Prima erano pochi che facevano tanto, stiamo andando verso tanti che insieme non è che fanno poco, ma fanno poco e bene e quindi i risultati sono bellissimi. L'emporio aprirà al pubblico l'11 gennaio. Come nelle altre sedi, le famiglie bisognose potranno fare la spesa gratuitamente spendendo dei punti caricati sulla tessera familiare.
Non quindi un'elemosina, ma un aiuto che responsabilizza. L'obiettivo è di educare queste persone nella speranza proprio che pian piano diventino autonome. Quindi la borsa non te la do, io ho già fatta, ma vieni qui e prendi tu i prodotti che... di cui hai bisogno. Nel 2020 Caritas ha aiutato 2045 famiglie distribuendo 466 tonnellate di cibo acquistato a prezzi calmierati o donato dalle aziende. Con la pandemia il numero degli assistiti è raddoppiato e rischia di aumentare ancora. Questo comunque prelude anche a interventi molto più consistenti, radicali, quando ci saranno le grandi crisi sociali, soprattutto dovute alla disoccupazione. Anche il Comune di Verona ha pensato ai bimbi delle famiglie assistite. All'Emporio troveranno 1000 buoni spesa per acquistare dei libri. Qua c'è il cibo per il corpo, ma il libro è il cibo per la mente. Allora unisce il dono all'utilità anche del dono a dei bambini che magari sarebbero in difficoltà a comprarsi anche un libro. E ora vi parliamo della candidatura dell'area del Grappa a riserva della biosfera UNESCO. Sentiamo quali potrebbero essere i vantaggi per Feltre. Sentiamo. Il territorio del comune di Feltre potrà diventare interamente a marchio UNESCO. Di questi giorni la notizia che il presidente del Comitato Nazionale MAB UNESCO, assieme al ministro dell'Ambiente, ha formalmente sottoscritto le due nuove candidature italiane alla rete mondiale delle riserve della biosfera UNESCO. Una di queste è il Monte Grappa. L'area veneta proposta copre una superficie di oltre 66.000 ettari e include interamente il massiccio del Grappa, le aree pedemontane che lo circondano e a sud anche le colline e l'alta pianura che lo collegano con la pianura padana. L'area è stata definita di concerto con le amministrazioni interessate e comprende 25 comuni fra le province di Treviso, Belluno e Vicenza. Feltre potrà vantare un territorio interamente valorizzato sotto l'egida dell'UNESCO, ha commentato l'assessore all'ambiente Walter Bonan. Abbiamo infatti deciso di inserire nella mappa di candidatura tutto il territorio comunale che non sia già ricompreso nell'ambito delle Dolomiti, riconosciute dall'organismo internazionale dal 2009. È stata una scelta assunta dal Consiglio Comunale di Feltre all'unanimità. Questa opportunità ci permette innanzitutto di stabilire delle reti di collaborazioni a livello nazionale sulle 19 riserve della biosfera già istituite e a livello mondiale sulle 714 riserve già individuate. Quindi delle potenzialità di collaborazioni in coerenza nel tentativo di perseguire con concretezza e determinazione gli obiettivi di qualificazione ambientale e di sostenibilità sociale e economica previsti dall'Agenda 2030. E abbiamo aperto questa edizione con l'ultimo saluto a Paolo Rossi. Paolo Rossi che è stato ricordato e salutato in tutti i campi, in Serie A, in Serie B. Adesso la pagina sportiva, ci colleghiamo con il TG Sport, con Vincenzo Pittureri e parliamo proprio in apertura anche del Vicenza. A te Vincenzo. Sì Danilo, nel giorno dell'addio a Pablito Rossi, il figlio il prodigo e il figlio prediletto di Vicenza, il Lane l'ha voluto omaggiare nel migliore dei modi. Prima entrando in campo a Pescara con la maglia numero 9 di Pablito, con la maglia biancorossa numero 9 e poi soprattutto vincendo all'Adriatico 3-2 in maniera epica, eroica, senza voler enfatizzare oltremodo. Cioè resistendo col fortino allestito da Di Carlo in 9 contro 11 degli ultimi minuti dell'assalto pescarese, erano stati espulsi prima Gori e poi Dalmonte e il Lana ha saputo fare coesione, compattezza, ha tenuto veramente botta sull'assalto abruzzese, 3-2, un successo che proietta il Lane Rossi fuori dalla zona salvezza finalmente dopo tante giornate di patemi e soprattutto è un successo che omaggia davvero nel migliore dei modi Pablito, una vittoria che è nata in rimonta. Il Pescara è andata avanti subito in apertura con Memushai, pareggio di Meggiorini al settimo, poi vantaggio biancorosso con Yellow che ha trovato un gol di pregevolissima fattura in buca d'angolo, 2-1 a metà gara, break di Dalmonte, 3-1, sembrava finita e invece 3-2 del Pescara con l'ex Galano e la squadra di Breda, altro ex, ha tenuto veramente in buca il Lane Rossi fino alla fine che ha resistito in 9 contro 11
e poi ha portato a casa un risultato di enorme pregio, ed è davvero il modo ideale per salutare Pablito Rossi, che certamente da lassù ha spinto anche lui per il successo del Vicenza. Il resto in breve: la vittoria del Chievo 3-0 ieri in anticipo sulla Regina, doppietta di Francesco Margiotta, il nuovo bomber clivense, poi gol di Rigione, Michele Rigione, 3-0. È caduto invece il Venezia davanti al Super Monza, reti di Carlos Augusto per quanto riguarda i Brianzoli e poi il raddoppio di Mota, prima battuta d'arresto dopo un periodo sicuramente propizio per quanto riguarda la formazione lagunare. E per quanto invece concerne martedì, ricordiamo il derbissimo del tombolato Cittadella contro Vicenza nel turno infrasettimanale. Al volo per dire che domani è anche il giorno di Padova-Triestina, derby triveneti in Serie C con ritorno di Pillon da avversario contro i biancoscudati, e la squadra di Mandorlini vuol mantenersi al comando della terza serie. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, naturalmente torneremo a parlare di sport del sabato, del weekend di Serie B domani. Termina qui l'edizione di oggi del TG Veneto News, grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento è ai consueti orari per domani, arrivederci. Nefethical è la proposta di investimenti sostenibili per puntare sulla crescita di valore, rispettando i diritti delle persone e dell'ambiente. Banca del Veneto Centrale.